Perché oggi torniamo a un pensiero come questo di Spinoza? In una situazione, che è una situazione evidentemente molto diversa da quella nella quale il pensiero spinoziano si era sviluppato. E perché oggi ci serve un pensiero di questo genere? Ci serve perché, per così dire, al colmo, sul punto più alto dello sviluppo capitalistico e della ristrutturazione della società che il capitalismo ha sviluppato, una certa analitica che stava alla base della costruzione del capitalismo. La filosofia di Spinoza è una filosofia che si afferma nella prima metà, insomma, così del XVII secolo, e Spinoza muore nel 1677, ma che raccoglie il punto più alto della filosofia della Rinascenza, quindi dell'impianto stesso del pensiero della borghesia progressista che costituisce questo mondo nel quale viviamo, che costituisce il capitalismo, che costituisce questo tipo di organizzazione che appunto è giunta al più alto livello di maturità e probabilmente di crisi. Il fatto è che lo sviluppo capitalistico è praticamente arrivato ad assorbire la società nel senso più completo, prendendo la cosa dal punto di vista dell'analisi contemporanea dello sviluppo capitalistico. Si dice normalmente che la società è stata sussunta nel capitale, è stata assorbita nello sviluppo capitalistico. Tutte le nostre relazioni, in quanto relazioni umane, sono state configurate come valori di scambio, che possono essere più o meno mercificati, ma tuttavia sono, per così dire, prefigurati dentro la capacità capitalistica di dominio. Dentro questa prefigurazione, che modifica la stessa natura e toglie la possibilità di considerare degli elementi originali, naturali, quelli che si chiamavano valori d'uso, e che assorbe anche i valori d'uso dentro i valori di scambio, noi ci troviamo nella necessità di giocarci dall'interno la nostra liberazione, cioè di inventarci dall'interno di questa situazione la via d'uscita, il modo di dar valore ad un'esistenza che è stata in qualche modo potenziata al massimo dallo sviluppo capitalistico, ma nello stesso tempo impoverita di ogni valore. Ed è un terreno sul quale appunto Spinoza diventa maledettamente importante, proprio per questa capacità di inserire una pulsione interna e produttiva. Vedete, per esempio, nella filosofia contemporanea noi ci troviamo davanti alla descrizione di questo ciclo, no? Della sussunzione capitalistica della natura, della società all'interno del capitale, in termini che si riconoscono funzionali da un lato, ma d'altra parte che si riconoscono come insuperabili. Abbiamo, per così dire, delle forme di resistenza che si danno solamente sui margini, delle forme di resistenza che troppo spesso vengono caratterizzate non solo come marginali, ma catastrofiche, disperate. Non c'è nulla da fare se non ad accomodarsi a quella che è la funzionalità del sistema, ci dicono in molti.
Spinoza, i discorsi che si fanno qui ci permettono invece di dire no, c'è un punto di produzione interna che pur in questo, in questa totalità che lo sviluppo capitalistico ha funzionalmente determinato, noi possiamo cogliere. Possiamo cogliere come resistenza, ma forse anche come alternativa, come inizio di un altro processo. È qui che il discorso sulla produzione biopolitica diventa non semplicemente analisi di una situazione funzionale, come potrebbe essere, diventa non semplicemente analisi di una tendenza, come è, una tendenza necessaria, ormai definita. La vita è controllata dal biopolitico, si potrebbe dire. Certamente la vita è assieme alla politica. Il sistema sanitario è il colmo di una produzione biopolitica. Il sistema sanitario più, cioè, si potrebbe dire che un certo momento il sistema fiscale è semplicemente politico, anche se è biopolitico e come. Ma il sistema sanitario è proprio la cosa più biopolitica che esista. Quello che è estremamente contraddittorio nella situazione è il fatto che ci troviamo insieme ad essere il prodotto e i produttori, ad essere insieme nello stesso momento questo mondo che è stato certe volte in maniere feroci costruito, ma d'altra parte proprio attraverso questo processo di essere riusciti a far emergere un cervello comune, una capacità immateriale che è sempre più comune, perché l'immaterialità appunto si definisce come comunanza. Dunque procediamo per passi. Abbiamo detto da un lato appunto che questo, che il processo biopolitico è qualche cosa che ci è rivelato da quella che è la condizione generale nella quale noi viviamo, nella quale la vita è stata sempre di più assorbita dentro lo sviluppo politico, quindi dentro la creazione di strutture politiche che sono strutture di cooperazione di comando. Dentro queste strutture di cooperazione di comando noi riscopriamo però una vita che è una vita comune che si è potenziata con lo sviluppo di queste strutture. Particolarmente potente è stata l'inserzione e comunque la commistione con quelle che sono le dinamiche tecniche, tecnologiche del vivere attuale. Queste dinamiche tecniche e tecnologiche possono essere se stesse viste nei due sensi. Da un lato possono essere perfettamente disumanizzanti, ma dall'altra parte possono essere anche intese come elementi che aumentano la potenza, no? Dell'essere nella trasformazione delle cose che ci stanno attorno. Abbiamo quindi queste relazioni che sono relazioni sistematicamente contraddittorie, ma per così dire progressive a spirali, a spirale, progressive spesso nella rottura, non è detto che siano assolutamente necessarie, ogni volta sono percorse queste tendenze da lotte, da alternative, da incidenti, da fratture, perché giustamente quanto più avanziamo su questo terreno, tanto più ci troviamo di fronte a quello che sono degli impegni, degli engagement che diventano di volta in volta volontari, più o meno democratici, cioè più o meno comuni.
in comune. Per esempio, è fuori dubbio che la malattia, il dolore, la sofferenza sono qualcosa di comune, ma questo lo diamo appunto come varietà e contraddizione, no? Da questo punto di vista, per esempio, che cos'è lavorare contro, che cos'è lavorare contro la malattia? È lavorare contro la morte, no? Certo, ma è soprattutto aiutare la pulsione alla vita, no? In che senso sta il lavorare contro la morte, l'attraversare il dolore e costruire la vita? Io non l'ho mai saputo. Certe volte fingo di risolvere questi problemi parlando di metamorfosi, di protesi, di aumenti. Ma sono finzioni, vi dico, per me è un vero problema. Io so che dal punto di vista filosofico e dal punto di vista così della riflessione, questi sono problemi che si cercano di risolvere proprio inserendo per esempio la tecnologia, no? Proprio dentro questo corpo. E quando dico tecnologia non dico semplicemente tecnologia nel senso di strumento tecnico, dico tecnologia in quanto proprio strumentazione ideale, morale, etica e anche fisica. Ma ho come l'impressione che certe volte ci sia appunto un elemento talmente di mancanza, no? Ecco. Che dobbiamo in qualche modo superare. E lo superiamo come? Probabilmente la storia dell'uomo è stata proprio una storia di protesi, no? Di protesi continue, nella quale prima l'assestamento delle braccia, poi l'assestamento soprattutto del cervello alle condizioni sempre nuove, no? Che vengono proponendo, si dico così, ha aumentato la nostra potenza di vita. E c'è dentro però, è un problema, questo è dubbio, è un problema perché io appunto, pur essendo completamente convinto che sia, vedete, quando si parla di medicina poi non è che si parla semplicemente di medicina, si parla anche di vita nel senso più di filosofia. Gran parte dei filosofi non hanno cominciato nell'epoca moderna proprio chiamandosi essenzialmente medici del cervello, l'emendazione, la cura del cervello era il primo problema, l'emendazione degli errori del cervello. La grande riforma nasce sempre da questa capacità di curarsi, di curare se stessi, di curare la propria malattia, di curare le illusioni, di trasformare se stessi, quindi di aggiungere, di sviluppare questa potenza che è, abbiamo detto sempre, l'abbiamo visto, no? È questo flusso, no? Continuo che passa dalla sensibilità fino al più alto amore, alla più alta concezione del mondo. E però si potenzia. Io mi ricordo una cosa formidabile che è stata la lotta che gli infermieri, le infermiere, hanno fatto nell'86 a Parigi. Le infermiere degli ospedali di Parigi hanno fatto nell'86 contro i primi tentativi di privatizzazione degli ospedali parigini. C'ho anche un film a casa che è molto bello, ve lo manderò appena torno in Italia, che è un film su questa lotta di questi infermieri. Ed era un film che era tutto basato su questi, era una lotta che era completamente basata praticamente su, cioè è stata una lotta contro la privatizzazione, era una lotta che aveva anche degli aspetti salariali e via di questo passo all'interno, così, ma che è stata importantissima perché è stata completamente, era probabilmente una lotta nata quasi fuori dai sindacati, insomma, quei sindacati sono accordati, quindi una lotta che aveva ancora le caratteristiche proprio di alta autonomia. In più queste infermiere, era la prima volta che delle donne facevano una lotta
e la dirigevano loro, ecco, perché i maschietti nel corpo degli infermieri erano molto poco importanti in realtà, erano soprattutto le persone che fanno lavori più duri, più pesanti, no? Così, ecco. E quindi c'erano queste donne che guidavano la lotta e tutto il loro discorso divenne vincente quando riuscirono a far intervenire le famiglie degli malati e quindi praticamente tutta la gli esterni all'ospedale, i bacini dentro cui gli ospedali si muovevano nella lotta. Ma, e questo lo fecero con una, fu una lotta che durò un sacco di tempo e poi si consolidò in, c'è anche una documentazione abbastanza larga di sociologi francesi su questa lotta che può essere recuperata, appunto perché credo vi potrà interessare moltissimo se, in questo progetto, appunto. Ma dicevo questo perché in quel caso tutta una serie di elementi che abbiamo finora detto sono venuti fuori. Intanto la natura del lavoro di questi infermieri, no? Che si è chiarito immediatamente come lavoro insieme intellettuale, no? Perché dico, le funzioni, no? Che vengono messe in gioco sono immateriali, nel senso di intellettuali, affettive, e così sono assolutamente caratteristiche nella definizione di questo lavoro. Ed è per questo che per esempio le abbiamo utilizzate spesso, no? Proprio come indicazione, cioè, l'altro tipo di indicazione che davamo era su quello che questa è una cosa che soprattutto Michael Hart insiste moltissimo, perché lui viaggia moltissimo, insiste sul lavoro delle hostess, sugli aerei o in generale sui trasporti, che dice che deve essere un lavoro alla fine delicatissimo dal punto di vista appunto del rapporto affettivo e dell'intuizione dello stato dei viaggiatori, ecco. Ma per quanto riguarda le infermiere questa cosa è importante. E poi c'era un altro elemento fondamentale, che è appunto quello di quello che si dice il lavoro tipicamente femminile, no? Fra virgolette, e che effettivamente è stato lavoro femminile per tanto tempo, ma appunto in quanto lavoro soggetto, no? Così, perché definito in questa maniera dentro quelli che erano i regimi patriarcali, ecco, e che invece viene ricomposto all'interno appunto del lavoro, che viene ricomposto in quanto lavoro a livello più alto, no? Ecco, all'interno dico, appunto della definizione di lavoro immateriale. E poi questo lavoro immateriale, che è un lavoro comunicativo, affettivo naturalmente, no? Ma comunicativo in senso massimo, in senso pieno, o meglio, anche in questo caso dovrebbe esserlo. E quando si dice che è lavoro affettivo e comunicativo, si dice anche che è lavoro comune, perché che cos'è se non questo tipo di affettività che costituisce il comune? Dicevo prima, il comune non è qualcosa di organico e di fisso. Il comune è qualcosa che costruiamo continuamente. O meglio, il comune è due cose. È da un lato la condizione del nostro lavoro, della nostra attività, della nostra produzione, ma dall'altro è questa cosa che costruiamo continuamente. Il comune è la base, ma è anche il prodotto. E poi può darsi che a un certo punto queste cose arrivino a un livello di accumulazione, quindi a una soglia di realizzazione che ci fa diventare diversi, e quindi nuovo il concetto di metamorfosi, protesi che si metamorfizza, perché è importantissimo. Noi non possiamo continuare a muoverci dentro questa incertezza, dobbiamo forzare qualcuno di questi elementi per tentare di farlo diventare irreversibile. Vedete, quando si tratta di queste cose biopolitiche è molto difficile introdurre un concetto come quello di rivoluzione. Qui sappiamo quanta difficoltà c'è a costruire queste cose punto per punto, momento per momento, no? Il concetto di rivoluzione è qualcosa che
è così, legato a questi grandi macro sistemi, no? Qualora sia ancora utilizzabile il concetto di presa del potere o altro. Ma a questo punto però è relativamente importante sapere dare una risposta a questo tema. Quello che è assolutamente importante in un sistema biopolitico vero, pesante, è come si modifica, è come si consolida e come si rende irreversibile questo processo estremamente sottile ma continuo, che accumulandosi determina soglie. Io credo che effettivamente, e questa soglia a che cosa corrisponde? Corrisponde a un'evoluzione del lavoro, no? Dentro il comune, costruendo comune, e ci dà il comune come prodotto. C'è una soglia di comunanza più alta, ma questa soglia di comunanza più alta non può essere una cosa, capite, non è una realizzazione, non è semplicemente la realizzazione di un ospedale, insomma. Perché realizzare un ospedale è una cosa importantissima, ma è relativamente secondaria rispetto a quello che ci vive dentro. E quando si fa un ospedale nuovo bisognerebbe che ci fosse anche un'umanità nuova che ci vive dentro, una serie di pratiche nuove che ci vivono dentro, una serie di innovazioni continue che ci vivono dentro. Altrimenti l'ospedale, anche se è nuovo, resta vecchio. Ed è questo l'accoglimento, no? Credo. L'accoglienza. E quindi quando si parla del lavoro immateriale come leva necessaria di crescimento del comune e si parla anche, si qualifica il lavoro immateriale come nei termini in cui dicevamo adesso, appunto, come soluzioni di tecniche da un lato, ma d'altra parte anche come costruzione di soglie comuni, no? Che possano diventare sempre più larghe, sempre più ampie. Bisogna anche aggiungere un'altra cosa, insomma, che questo lavoro immateriale è anche qualificato da una continua e proprio in quanto lavoro immateriale che si stabilisce in rete, è identificato anche da una continua emergenza di singolarità, di innovazione, di novità. Questa novità non è detto che debba apparire in quanto innovazione esterna, ma per esempio nei rapporti questa novità è nel fatto che diventa impercettibilmente, avrebbe detto Deleuze, no? Capace di adeguarsi al bisogno. Quindi c'è un'innovazione singolare che interviene sul rapporto, non in quanto il rapporto, proprio in quanto il rapporto esige una sorta di finezza, di intimità, di sottigliezza, di comprensione profonda. E questo è un rapporto innovativo ogni volta, perché è un rapporto di singolarità, ma è un rapporto che diventa appunto che non è funzionale, per così dire, non è semplicemente funzionale. E appunto è creativo, perché la funzione viene definita da questa creatività. Io credo che il fatto che spesso, appunto, il peso dell'istituzione, della routine, la faticosità dei rapporti impediscono questo. È su queste cose qui soprattutto che si determinano i livelli di resistenza. Ci si può veramente indignare quando questo non è possibile, quando la struttura in generale nella quale noi ci muoviamo ci impedisce di cogliere questi elementi
di innovazione in questi termini appunto di rinnovamento della singolarità, di rinnovamento del rapporto singolare, dell'impossibilità di esprimere queste cose che sono le più fini, perché sono le più affettive, intelligenti e dinamiche nel rapporto. E qui ci sono, io credo che gran parte dei processi proprio di indignazione e di rottura vengano su questi terreni, sia da parte dell'operatore che da parte del paziente. Non so bene, ma se io paragono, ed è un paragone che non si può fare, l'analisi della formazione, ma forse si può fare, l'analisi della formazione della resistenza su un territorio, su un luogo di lavoro, a quella che è la nascita di queste esperienze di indignazione, di rottura che si hanno negli ospedali, nei luoghi di sofferenza, soprattutto nei luoghi di sofferenza psichica, ecco. Io trovo effettivamente che più che le grandi contraddizioni è appunto questo flusso di piccole rotture, di piccole contraddizioni che determina un momento di rottura, perché anche questi momenti di rottura possono essere buoni, possono essere cattivi, non è che la rottura sia sempre buona, è vero che sono le lotte, ma sono le lotte buone quelle che trascinano la storia, che la attraversano. Poi ci sono anche le lotte cattive, ci sono le moltitudini buone, poi ci sono le moltitudini cattive, ci sono le moltitudini fasciste, poi ci sono invece quelle che muovono il mondo e che lo trasformano. E quindi l'accoglimento a me sembra che debba appunto muoversi su questi livelli che sono certamente funzionali, fondamentali, ma guardate le tecniche per esempio le tecniche padronali, io per esempio mi sono trovato a un certo punto, perché fare il sociologo, in una situazione di andare ad analizzare i comportamenti delle donne che lavorano nei supermercati alle casse, è un lavoro di accoglimento, eh? È l'accoglimento di una persona che non può pagare quello che ha comperato e l'ha comperato con un'enorme fatica attraversando il supermercato, è arrivata al margine, no? Della sua sofferenza enorme, e queste ragazze vengono pagate pochissimo, visto che fanno questo lavoro, ed è uno dei lavori più veramente fini. No, non è vero che prendono la merce e la fanno passare sullo specchio, no, devono analizzare ogni volta il cliente. Perché questo cliente è effettivamente, quando va lì a pagare, no? Per tirar fuori questi soldi che spessissimo, no? Sono i soldi importanti, no? Nella sua vita. Quindi diventano le persone di una comprensione, di una capacità, mi raccontavano per esempio quando li intervistavo, che loro capivano guardando la faccia, no? Della persona, no? Potevano darle un ritratto psicologico. E sapevamo se questo aveva avuto, se aveva soldi in tasca, se non ne aveva, se era proprio all'ultimo momento così. Certe volte dicevano appunto che mancavano gli spiccioli e quindi si comportavano in questo modo. No, io parlo di queste cose soprattutto per quanto riguarda le donne, perché penso che il rapporto tra lavoro intellettuale e lavoro affettivo, no? Su questo quadro, in questo quadro, sia assolutamente centrale. Comunque, quello che è importante è quello poi di mobilitare positivamente questi elementi di resistenza, questi elementi di durezza che appaiono
all'interno del processo. E quando si parla di concetti di moltitudine si parla di questo, si parla della possibilità, certamente di quei termini estremamente più ampli, ma per ricondurlo al nostro contesto, si parla della possibilità di mettere assieme queste, ricomporre queste singolarità. Cioè, il problema della costituzione di una moltitudine agente, non è semplicemente il fatto di riconoscersi attorno ad una condizione lavorativa che è comune, ad una condizione di produzione che è comune, ma di ritrovarsi insieme a partire dal riconoscimento della propria singolarità, della propria capacità di innovazione, della propria capacità di differenza. Ed è l'insieme di queste differenze che fa, che costruisce il comune in quanto relazione, in quanto circolazione, in quanto rete, e la moltitudine in quanto appunto insieme di questi meccanismi, di questi processi. Quando si dice che la moltitudine è anche concetto di classe, si dice una cosa altrettanto fondamentale, cioè che questa innovazione, questa singolarità, questo lavoro vivo è sfruttato. Il lavoro immateriale è un lavoro rispetto al quale il capitale toglie plusvalore. E questo plusvalore, siccome questo valore è molto difficile quantificarlo. Questo valore è molto difficile quantificarlo, perché è un valore affettivo, come fai a quantificarlo? La quantificazione, dico per esempio, nella vecchia concezione marziana, no? Era legato a una quantità di attività fisica che era data in un tempo specifico. Il rapporto tra attività fisica, forza, lavoro e temporalità, no? L'orario di lavoro, la giornata di lavoro, era quanto qualificava il valore immesso nella produzione, e a partire dalla quantità complessiva del lavoro immesso nella produzione, la quantità di plusvalore che ne era tolto e appropriato dal capitale. Quando ci troviamo di fronte al lavoro che diventa immateriale, quindi intellettuale, affettivo, quale misura, ma che però è comandato, è sfruttato, qual è la misura che interviene? Ci sono vari tentativi in realtà di misurare questo tipo di sfruttamento. Probabilmente da un punto di vista più importante, più efficace, è quello di misurare lo sfruttamento a partire dall'intensità della cooperazione. Dal momento che è impossibile mettere le mani su questa forza, no? Che è una forza, badate bene, che poi non si consuma, è una qualità, è un'eccedenza. Perché un operaio della sanità, come un operaio della comunicazione, è per così dire ad un livello più alto, anche se è stupido dire che è un livello più alto, perché lo sfruttamento è sempre uguale a tutto, ma da un livello più alto dal punto di vista della qualità del lavoro, di un altro tipo di operaio, no? Che lavora semplicemente in termini materiali. Lo è perché la sua forza lavoro è sempre eccedente, non si consuma. È,
è qualche cosa, non è fatica fisica che si consuma, è capacità inventiva, perché l'affetto, come la capacità di creare relazione, come la capacità di creare linguaggio, come la capacità di intendere dov'è il male, di curarlo, sono appunto costruzioni mentali, no? Che sempre cariche, come si diceva prima in termini spinoziani, no? Di affetti, di immaginazione, di ragione, di tecnica e di amore. Cioè, esattamente come un rapporto di amore non può essere misurato, no? Esattamente non può essere misurato questo tipo di lavoro. Quindi la forma per sfruttarlo che cos'è? Quello di sfruttarne la relazione. Sfruttare la cooperazione, sfruttare le condizioni materiali dentro cui questo lavoro si produce e si riproduce. E trasformare questi in beni finanziari, economici, e quindi calcolarlo da questo punto di vista. Ma la grande dignità di questo lavoro consiste appunto in questa sua formidabile capacità inventiva e questa è sua irriducibilità. A essere trattenuto dentro un comando, perché la vera contraddizione di classe qui passa su questo, passa sul fatto che il capitalismo, che la struttura capitalistica vuole comandare, funzionalizzare, ridurre qualche cosa che è irriducibile. Ed è per questo che appunto questo lavoro può diventare chiave di un processo democratico radicale. Questo tipo di lavoro, molto più di quanto fino ad oggi la nostra esperienza storica abbia misurato. È da questo punto di vista che Riccardo poneva la domanda, secondo me molto ironica, se era possibile pensare a un nuovo comunismo. Il problema non è di pensare a un comunismo nuovo, vecchio, rinnovare o inventare nuove ideologie. Il problema è semplicemente pensare che il padrone diventa sempre più pesante, è sempre più insopportabile davanti a quella che è la capacità di sviluppare forze di invenzione, di liberare continuamente, produrre continuamente soggettività, singolarità. E quindi da questo punto di vista, ce ne sarebbero tante altre da dire, io credo che un'ultima cosa, quando insisto su, sì, anche perché è mezzogiorno ormai, mi accorgo di aver parlato troppo, quando insisto su singolarità vorrei dire qualche cosa di molto preciso. Singolarità è quella realtà che abbiamo finora, dico così, di cui abbiamo messo tutta una serie di pezzetti, ecco, no, per cercare di definirla. È una singolarità corporea prima di tutto, no? È sempre un corpo, no? Che si accomanda, che si accoppia questo. Ma questo corpo, così come questa mente, funzionano sempre nel rapporto. C'è una concezione filosofica che appunto contro cui Spinoza e in generale diciamo le filosofie aperte della trasformazione si è mosso e che c'è una concezione che è quella che questi, invece che singolarità, li chiama individui, queste persone. Ora, chiama individui, che cosa vuol dire individui? Individui vuol dire che c'è qualche cosa che ha una sostanza dietro, che ogni uomo, no, non vive nella relazione,
ma vive impiantato su se stesso, come avendo un'anima che si riferisce a non so se, a non si sa che cosa. Ed è su questo che per esempio si impiantano, dico, tutte le ideologie possessive, perché appunto sul completo isolamento, no, dell'individuo che fa capo alla propria anima, a una propria sostanza interiore, che poi l'egoismo per esempio diventa fondamentale, diventa principale. Quando noi invece consideriamo, e consideriamo da un punto di vista perché l'esperienza e perché la realtà ci offrono l'immagine di queste singolarità creative che vivono nella relazione, per cui si dice quando si dice moltitudine si dice che la solitudine non è possibile, perché da quando nasce il bambino se fosse solo, se fosse un individuo, non sopravviverebbe mai. Non ci esiste un Robinson che possa nascere come Robinson sull'isola deserta. Se non c'è l'amore, quindi questa solidarietà metafisica, ontologica che lo sostiene. Dico, se non c'è questo amore che lo porta avanti nella vita, se non c'è questa solidarietà e questa capacità appunto di andare da sé agli altri e dagli altri a sé continuamente e di vivere nella relazione, non ci sarebbe stata neanche questa continua metamorfosi, questa protesi formidabile, no, nei nostri organi, no, che sono arrivati fino ad essere affettivi e amorosi, perché l'amore è evidentemente la forma non solo quella che ci sostiene ma anche quella che è la più alta, no? Questo amore ontologico, ne parlo come amore, non quello della suora, no? Ma di quello, oh, anche quello va benissimo, no? Ci manca altro, ma non come quello, ma non, cioè un amore che è così perché tu sei uomo, perché io non posso vivere senza di te, anche se sei paziente, sei sofferente, sei lì, sei nel dolore, perché posso capire il tuo dolore solo nella misura in cui ci entro dentro, dopodiché ci posso morire anch'io, insomma, però capire questo, questa è la cosa che mi convince il dolore. C'è in Foucault il tentativo di dire la potenza affermativa della vita, e per dirlo dice più cose. Dice: io oppongo al concetto di forza, la vita in insieme, delle forze che eccetera, eccetera, oppongo al concetto di forza il concetto di potenza. Il concetto di potenza è in Foucault. So che il concetto di potenza e il concetto di forza, per esempio in Deleuze, sono molto più sovrapposti. In Foucault non è volontà di polemizzare, non pensa neanche a Deleuze, dice soltanto: la forza è un concetto meccanico classico, la vita non si limita a una definizione fisica meccanica. Quando dico una definizione fisica meccanica, dico una definizione della vita in termini quantitativi. Una forza si misura. Passare da un'analisi di ciò che può essere la vita in termini di potenza e cercare di passare dall'ordine della misura, misurare quanta forza ho in corpo, misurare quanta febbre ho, ma misurare anche quanta distanza mi separa da ciò che altri hanno definito come normalità, cioè farmi entrare dentro qualcosa che è uno scarto. E Foucault dice: la vita non può essere ridotta a questa infinita casistica gerarchia delle figure dello scarto, perché la vita è molto di più. E allora il tentativo di passare dal quantitativo al qualitativo, e tutta la tematica della qualità nel vostro discorso è una cosa che a me mi tocca molto da questo punto di vista. Tutta la tematica dell'umanizzazione, dell'accoglienza, non è soltanto essere gentili, per intendersi. Lui la traduce con questo passaggio da forza a potenza. Eh,
Io credo che in Foucault ci sia questa idea che la potenza della vita produce, i poteri riproducono oggetti, beni, la potenza della vita produce, inventa. Io dico sempre la mistificazione più grande del potere è aver chiamato quella riproduzione di beni materiali, averla chiamata produzione. E aver chiamato la generazione, per esempio, dei figli, quella averla chiamata riproduzione. È il contrario. Il potere riproduce, la vita produce. Ora, l'idea di Foucault ma sarebbe vero per Deleuze, Guattari, l'idea è che se la vita produce, la generazione biologica, il fare figli, è un esempio del produrre vita, ma ci sono tanti altri. Ovviamente è un esempio importante generare, ma generare vuol dire anche generare linguaggi, generare affetti, generare relazioni, generare valori, generare eccetera eccetera. L'idea della generazione va slegata da questo sostrato biologico, fisiologico, ed è per questo, ed è un inciso, divenire donna del lavoro. Divenire donna, vabbè, poi ci arriva la donna. Tutta la rivendicazione, per esempio, è un inciso, ma tutta la rivendicazione in Europa e altrove, non so qua, del diritto a adottare bambini da parte di coppie omoparentali, è proprio questo, il diritto a dare amore, a dare educazione e a crescere, non ha niente a che vedere con un sostrato biologico, ma vale anche per le coppie sterili, cioè, voglio dire, non è soltanto un problema omosessuale. La generazione non è il fatto di fare, non è la matrice, non è l'utero. Può essere questo, ma può essere tante altre cose. Qua si genera, oggi. E non è certamente il fatto di partorire nel dolore, ecco. Ora, questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo dire era sul fatto che la vita produce, ed è questo il segno della sua potenza, la vita crea, e questo è il segno della sua potenza. Cosa crea? Noi tutti, in quanto viventi, se non siamo soltanto oggetti di discorso, di pratiche degli altri, ma soggetti della nostra propria esistenza, produciamo noi stessi, ad ogni momento, ma mai noi stessi da soli, perché non siamo mai soli. Noi stessi in relazione con l'altro, ed è precisamente perché quella relazione è sotto il segno di una differenza qualitativamente irriducibile, io non sarò mai un altro, quindi non è mai uno scarto misurabile, io sono io e gli altri non sono io, ecco, per dirlo. E quel rapporto lì, che è un rapporto differenziale, è precisamente ciò che mi permette di costruirmi, ma viceversa è anche quello che permette all'altro di costruirsi. Costruisco me, produco me stesso, e produco me stesso con gli altri e attraverso la differenza che rappresenta l'altro. Quell'altro non è più l'altro del medesimo, l'altro da. Quell'altro è altro, punto. Non ha più rapporto con me. La sua singolarità non è misurabile rispetto alla mia, è incommensurabile. Ed è quello che mi permette di produrmi. Allora, perché questo mi interessa molto? Perché il vostro tema dell'accoglienza il termine accoglienza all'inizio è un po' sorprendente, ma in effetti non ce n'è un altro, perché accoglienza sembra che uno accoglie e l'altro viene accolto. Ovviamente succede così nella realtà, però non succede soltanto questo, se no l'altro sarebbe sempre quello che viene in posizione di richiesta e voi quelli che date, e il dono è sempre a senso unico ed è maledettamente intrecciato col tema del potere, e lo sappiamo da
da Marcel Mauss in poi, no? Il dono non è mai una cosa neutra, quindi uno può essere anche molto gentile e accogliere molto bene, questo non vuol dire che tratta l'altro come una singolarità, cioè che lo vede come una singolarità e che lo costruisce come una singolarità. E poi questo non vuol dire che voi stessi riuscite a costruire una relazione, e mi sembra anche una parte importante se voi stessi riuscite a costruirvi e non soltanto il paziente, che poi non è paziente affatto, perché non patisce, non è passivo, è attivo nella relazione. Allora, costruirsi e costruirsi con l'altro, Foucault lo chiama la cura, poi se ne parlava quando si tornava dal pranzo con Riccardo, in francese non suona, in portoghese credo sì, in francese quando si dice che uno è attento all'altro in quanto singolarità, si dice che prova souci. L'ultimo libro di Foucault si chiama Le souci de soi, come produrre se stessi e se stessi con gli altri, questo è. E poi la cura in senso medico è le soin, ma in inglese invece è la stessa parola, care, attenzione e cura, e in italiano è la stessa parola, la cura e l'attenzione, qua non lo so. Mi sembra molto bella questa cosa qua, cioè voi medici fate un lavoro di cura che è ovviamente il lavoro di cura medica, ma può essere lavoro di cura medica soltanto perché è attenzione. E attenzione vuol dire lasciar l'altro costruirsi come singolarità della sua esistenza e non immediatamente definirlo come l'oggetto del mio discorso di sapere medico e delle mie pratiche di intervento medico. Ovviamente voi curate e avete un sapere, ma non potete limitarvi a questo. Quindi l'universalità, ultimo tema della presentazione fatta stamattina, io avrei molta paura sull'universalità. Forse la forza del concetto di comune è precisamente l'idea che il comune è di tutti in quanto singolari, ma non è universale. La frase che io ripeto sempre, perché è una frase che mi ha molto sconvolta alcuni anni fa e continua a tornarci perché è importante, è una frase di Rousseau, il pensiero democratico per eccellenza. Ovviamente la democrazia è molto meglio dell'assenza di democrazia, però la democrazia in generale non basta, e in particolare la democrazia fondata su valori universali. Rousseau dice, contratto sociale, cerco un sistema che faccia sì che tutti i beni, anche la salute quindi, che tutto, essendo di tutti, non sia di nessuno, per impedire le disuguaglianze, eccetera, eccetera. Ecco, questa è l'universalità, tutto essendo di tutti, non sia di nessuno. Ti do esattamente la stessa sanità che do al vicino, perché tu sei identico al vicino, quindi io nego quello che sei, quello che mi dici di te, ed è la mia condizione per pensare che tutti siamo uguali. Desingolarizziamo. Il comune è un'altra cosa. Il comune è: troviamo un sistema per far sì che tutto, essendo di tutti, sia di tutti. Non di nessuno, sia di tutti veramente, cioè di tutti, ognuno con la sua singolarità. Questo è il comune, è l'insieme delle singolarità articolate tra di loro, ma che rimangono singolari, non che diventano grigie per poter avere accesso all'uguaglianza. Mi vergognerei un po'. Si dice lotte degli infermieri, lavoro soprattutto femminile, perché sono tanto delicate. Si potrebbe dire anche delle maestre di scuola o di buona parte degli insegnanti, le assistenti sociali, le hostess, le assistenti sociali, che sono tanto tanto care e ascoltano così bene in infelicità altrui.
La cassiera del supermercato, che meraviglia, indovina quanti soldi avete in tasca? Io mi preoccupo un po'. Credo che storicamente, no, so che non è quello che volevi dire, però credo che storicamente le donne siano state espulse da ciò che veniva definito come l'ambito produttivo, come laddove si produceva il valore, e cioè la produzione dei beni materiali. E quindi le donne venivano espulse e rigettate, ributtate dentro sfere considerate come non produttive. L'educazione dei bambini, il lavoro casalingo, il lavoro di cura come attenzione, ma anche il lavoro di cura che non era direttamente legato a una posizione di sapere, l'infermiera appunto, eccetera, eccetera. Poi c'è un momento in cui il paradigma del lavoro cambia. C'è un momento in cui non si lavora più in modo fordista, non solo fordista, e sempre di meno, e in cui la valorizzazione non si fa più sulla produzione di beni materiali, ma sulla produzione di beni immateriali. E allora tutto quello che era segno di esclusione delle donne dal mercato produttivo, il fatto che appunto lavoravano con cose immateriali, viene stranamente riconosciuto, ma recentemente, come qualcosa di produttivo. La femminizzazione del lavoro non è che le donne sono massicciamente entrate sul mercato del lavoro, è anche questo, ma non solo. È il fatto che le condizioni storicamente fatte alle donne sono diventate le condizioni di tutti. Tutti noi ormai, donne o uomini, abbiamo da vivere allo stesso tempo un lavoro fuori e un lavoro a casa. La gente che lavora con i computer, la gente che lavora a casa con i computer, tutta l'attività di grafismo, eccetera, eccetera, tutta la gente che lavora per dare risposte just in time dalla parte del suo computer, lavora a casa. Scrivendo il posto del professore. No, ma, non si ride su questo. La confusione tra tempo di vita privata e tempo di lavoro, che era in effetti una cosa riservata alle donne, è ormai una condizione con una condizione totale. Quante ore voi studiosi, ricercatori, eccetera, eccetera, quante ore avete fatto in più, non pagato, perché siete rimasti nel vostro laboratorio, nel vostro dipartimento, nel vostro... Quanti dossier avete fatto la domenica sul tavolo della cucina? Ecco, questo è questa commissione, questo mescolarsi tra tempo della vita e tempo del lavoro è diventato ormai il paradigma generale del lavoro. Questo è divenire donna del lavoro, ed è sempre più una condizione fatta agli uomini. E questo in senso negativo. In senso positivo, cura, affetti, linguaggi sono diventati la matrice della produzione immateriale. La cosa interessante è che prima le donne sono state escluse dalla produzione materiale. Adesso che la produzione è diventata egemonicamente immateriale, o almeno tendenzialmente immateriale, le donne tendono a essere ributtate nella produzione materiale. Cassiere! Perché non è proprio immateriale la cassiera. Capito? Ci sono molto di più, per esempio in Francia, infermieri, recentemente. Nell'83, l'onda delle infermiere, erano tutte donne, vero? Ma non perché erano donne sensibili, hanno manifestato, ma perché, cavolo, qua si trattava della vita e volevano uno statuto. 20 anni dopo, più della metà delle infermiere sono infermieri. Dove sono finite le infermiere? Sono assistenti di sala, puliscono. Quello sì è un bel lavoro materiale, perché la cura è stata valorizzata. La donna non ha qualità perché donna, sensibile, gentile, infatti non sono affatto gentile, la donna non è qualcosa che viene definito come gentile. La donna viene definita dal tipo di sfruttamento che subisce, esattamente come l'operaio, non è operaio per natura, viene definito come operaio dal tipo di sfruttamento che subisce. Quindi il divenire della donna del lavoro, in quel senso, riguarda soprattutto voi uomini ormai. Ho sempre detto. Beh, insomma. Quindi, ultima cosa, io non credo che
importa che le donne siano state fruttate in quanto donne, importa il fatto che siano state sfruttate e che per sfruttarle meglio si sia detto a loro: voi siete donne. L'identità di donna, l'essere donna, è un'invenzione, popolazione di Foucault, è un'invenzione imposta a quei soggetti che altri hanno chiamato donne. Il noi donne non è una singolarità che uno rivendica, il noi donne è l'integrazione, perché ormai il tempo è passato, di una identificazione che non era nostra delle donne, ma che ci è stata imposta. Il divenire donna del lavoro, in Deleuze, dice Deleuze, in Mille piani, riguarda tutti tranne le donne, così come il divenire impercettibile, il divenire animale, il divenire eccetera eccetera, non riguarda gli animali o gli esseri impercettibili, riguarda un movimento che affetta tutti. E anche lì mi sa che bisogna distruggere le identità. Io non so, poi mi fermo perché veramente adesso sono stata troppo lunga, nella vostra pratica quanto conti il fatto di essere un medico donna o un medico uomo. Conta il fatto che uno vi vede come uomo o donna e vi attribuisce delle qualità che non siete voi, è soltanto una costruzione. Quando voi avete un paziente uomo o un paziente donna, non è che il paziente uomo o donna ha reazioni naturalmente diverse, essenzialmente diverse. Siete voi che attribuite di volta in volta delle determinazioni, che possono essere delle fantasie o possono essere reali di volta in volta. Tutto questo fa parte del gioco di costruzione reciproco, fa parte del gioco di invenzione di comunità. Ma il comune, se riguarda l'insieme delle moltitudini, non può essere costruito se non c'è prima l'accettazione di definire la singolarità, ognuno di noi, in sé, dentro di sé, come una moltitudine. L'accoglienza è questo, accogliere ognuno come singolarità, e cioè come moltitudine dentro.